dal biometano una rivoluzione per agricoltura e ambiente. Con Water Alliance il patto tra imprese lombarde per la buona gestione del servizio idrico. La rivoluzione in agricoltura arriva dal biometano, anello mancante per chiudere il cerchio di un'economia virtuosa che può portare crescita economica, risparmio energetico e riduzione dei gas serra. È il messaggio che arriva dagli stati generali del biogas promossi dal CIB. Oggi il nostro pianeta ha bisogno di un'agricoltura che sappia produrre di più, ma in maniera più sostenibile, passare da settore che emette emissioni a settore che contribuisce attraverso un uso più durevole delle pratiche agricole allo stoccaggio del carbonio nel suolo. E in questo senso il biometano è strategico. È l'unico biocarburante made in Italy applicabile anche su piccola scala. Il nostro paese ha degli obiettivi per la produzione di biocarburanti e noi riteniamo che questi obiettivi possano essere raggiunti investendo su un percorso di filiera corta. Un vantaggio economico e non solo. Il biogas si deve sviluppare di più nelle aree difficili per permettere l'utilizzo anche di coltivazioni che oggi non vengono normalmente sfruttate. Con il biogas possiamo riprendere le rotazioni e riportare sostanza organica al terreno, permettendo quindi di produrre più grano e di maggior qualità per continuare ad alimentare l'agroalimentare italiano. L'Italia, con 1.500 impianti di digestione anaerobica in esercizio, è oggi il terzo produttore al mondo di biogas da matrici agricole con 2 miliardi di metri cubi annui e al 2030 il settore potrebbe soddisfare il 10% della domanda nazionale di gas naturale, pari a circa 8 miliardi di metri cubi. Mancano però, come sottolineato agli stati generali del biogas, regole normative chiare che permettano alla filiera di progredire. Governo, chiediamo regole chiare, chiediamo nuovi mercati, è un approccio nuovo, non si chiede solo incentivi, si chiede nuovi mercati, possibilità di avere più ricerca, possibilità di avere più innovazione, più giovani che rimangono nel nostro settore, più sviluppo al sud. Presentato a Palazzo Lombardia Water Alliance, il patto per la buona gestione pubblica del servizio idrico. 8 imprese si sono unite e insieme stanzieranno nei prossimi 5 anni investimenti per 800 milioni di euro. È un'iniziativa molto importante perché va nella direzione dell'alleanza tra imprese per produrre più efficienza nei servizi, più capacità di investimento e quindi alla fine più benefici in termini di standard di qualità dei servizi a favore di tutti i cittadini. Water Alliance serve quasi 1.000 comuni erogando ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d'acqua. Di poter dimostrare che il pubblico che investe, che eccelle, non deve essere discriminato, ma anzi deve poter competere per offrire al meglio il proprio servizio, sapendo che noi abbiamo un valore aggiunto, che noi molto spesso non distribuiamo gli utili per garantire un servizio di qualità migliore su un bene importante come quello dell'acqua. Vogliamo difendere il modello delle aziende in-house, quindi pubbliche al 100%, per dimostrare che anche le aziende pubbliche, quelle efficienti, che si occupano di un bene importante come l'acqua, possono stare sul mercato e devono essere garantite e devono anche mettersi in gioco per offrire un servizio di qualità ai propri cittadini. Ai cittadini il modello d'eccellenza della regione Lombarda nella gestione dell'acqua porterà maggiori servizi e benefici. Permetterà ovviamente di contenere i costi, di condividere quelle che sono le esperienze e anche il know-how che è tipico di ogni gestore, che ogni gestore ha sviluppato anche in maniera diversa nel tempo, e soprattutto poi ovviamente questo contenimento dei costi che farà benissimo e che sentiranno direttamente i nostri consumatori, quindi i nostri utenti finali, i cittadini lombardi.